Se andiamo a letto la mattina presto, ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi quelli che non hanno più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso. Solo noi, e non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare. Siamo solo noi, che non vi stiamo neanche più ad ascoltare, né ad aspettare. Siamo solo noi, quelli che non hanno più rispetto per niente, neanche per la gente. Niente vi frega lo sempre, se sempre, oh, siete solo voi, se siamo solo. Voglio essere te lo stesso, basta che si sia posto, cioè sai che cosa se ne frega noi, eh? Oh! Pensiamo che non siamo con un tocco il resto, spesso. Siamo solo noi, quelli che non hanno voglia di fare niente. Yeah.
cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se lì ha patito troppo, se lì ha già visto che cosa ti può crollare addosso, se lì è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza fatta per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Per la strada sicura, senza pensare a niente. Ormai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, sopra la follia. Sali proprio questo senso, il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire alla fine un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa, cancellarli da questo viaggio per vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento e come se fosse l'ultimo. Per la strada leggera, ormai è sera. Si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni. Ed un pensiero le passa per la testa, forse la vita non è stata tutta persa, forse qualcosa si è salvato, forse davvero non è stato poi tutto sbagliato, forse era giusto così.
e sono quelli che mettono giustamente la prima quarantena per i malati di vaiolo delle scimmie. Ecco, io vorrei ricordare a tutti voi che il problema non è di chi ci racconta le balle, di chi ci racconta queste puttanate. Il problema è nostro, che ci crediamo. E degli stupidi che vanno in giro con le mascherine, perché ora sono stupidi, sono poveri idioti. Lo sappiamo che quello è il marchio dell'infamia, è il marchio dell'idiozia. Chi va in giro con la mascherina è uno che non capisce, è uno che sapevamo che era un cretino, ora ne abbiamo la certezza. E datemi retta, loro vogliono probabilmente anche questo. Il fatto che noi ci scagniamo l'uno con l'altro, nelle fazioni fra chi è contro e chi è a favore. No, non vogliamo niente, noi siamo tranquilli, sereni, vogliamo fare le nostre vite. Voglio soltanto dire a quelli che ci ascoltano, al potere, alle Digos, ai servizi, servizi igienici, servizi da tavola, quello che vi pare, che noi abbiamo capito, non ce lo state a perdere il tempo, tanto vi siamo andati un metro e mezzo nel culo, un braccio d'orango per 2 anni, abbiamo fatto il cazzo che ci pare e vi abbiamo fatto una resistenza che non ve l'aspettavate. Ma cosa pensate, che ora ci caschiamo? Pensate che ora andiamo da Pfizer a dire per favore dammi il vaccino contro il vaiolo della scimmia, perché sennò mi vengono le macchie sulla pelle? Mi importa una sega, mi metto la crema Nivea se mi vengono le macchie sulla pelle. Oltretutto che il noto Crisanti, lo zanzarologo, perché ora parla ancora, ha detto che di questa cosa sono decenni che lo sappiamo, dunque non è niente di nuovo. Ora, io ho capito che degli imbecilli che credono a tutto li troviamo. Abbiamo trovato imbecilli che credono a Vanna Marchi, abbiamo trovato imbecilli che sono andati al concerto di Vasco Rossi in 120.000 da uno che vi ha preso per il culo, da uno che va detto che era per il Green Pass, per il vaccino, per le mascherine, e voi ci siete andati a sentire questo vecchio stonato. E soltanto perché qualche donna pensa a delle fantasie e va a sentire uno che è stonato, è vecchio ed è oltretutto una merda per quello che ha detto, perché Vasco Rossi si è comportato da merda, peggio dei Maneskin, perché i Maneskin sono giovani, non sanno un cazzo, lui è anche vecchio, non avrebbe niente da perdere, avrebbe un potere mediatico strepitoso e l'ha usato come? Contro di voi. Voi dovete fare una cosa, non gli comprate più un file su Spotify, non gli comprate più un file multimediale, non gli comprate più un compact disc, e se c'avete il blasco perché vi volete sentire giovani, sappiate che una musica non vi fa sentire giovani, è il cervello e il cuore che vi fanno sentire giovani. E questo molti di voi non ce l'hanno più, il cuore. Il cervello molti di voi non ce l'hanno mai avuto. Lo sapete, vero? Ora fatevelo dire da uno che ho sempre detto a quelli più grossi e più forti di me, te avrai anche il coso, la tartaruga sulla pancia, però hai il criceto morto nel cervello, indi per cui io preferisco averci un criceto vivo nel cervello o magari qualcosa di più vivo nel cervello. E la V di Winston Churchill. E dopo la V viene sempre la Z. Bonsoir.